Ben ritrovati, si rinnova l'appuntamento con l'informazione di TRM H24 News. Maltempo in Puglia, col diretti avverte, in arrivo neve a Taranto e a Brindisi, SOS vento fino a 70 km all'ora su campi e alberi. Ascoltiamo. Arriva il gelo in Puglia con la neve che fiocca anche in provincia di Taranto e Brindisi, mentre forti raffiche di vento fino a 70 km/h stanno imperversando sui campi, con la discesa della colonnina di mercurio che rischia peraltro di bruciare fiori e gemme di piante e alberi, con pesanti effetti sui prossimi raccolti. L'allarme è lanciato da Coldiretti Puglia. Purtroppo il caldo anomalo in regione dei mesi scorsi ha favorito il risveglio anticipato delle varietà più precoci, ha ricordato l'associazione di categoria di mimose, pesche, ciliegie, albicocche, agrumi e mandorle dopo un mese di dicembre che aveva fatto segnare una temperatura superiore di 2,65 gradi rispetto alla media storica. Ora l'arrivo del gelo colpisce le coltivazioni invernali in campo come cavoli, verze, cicorie e broccoli che reggono anche temperature di qualche grado sotto lo zero, ma se la colonnina di mercurio scende repentinamente o se le gelate sono troppo lunghe si verificano danni. A preoccupare, ha continuato ancora la Coldiretti, e anche il balzo dei costi per il riscaldamento delle serre per la coltivazione di ortaggi e fiori che risente dell'impennata della bolletta. Con 112 eventi estremi in 10 anni, ha poi concluso l'associazione pugliese, la Puglia si posiziona al quarto posto della classifica delle regioni italiane maggiormente colpite dagli effetti violenti dei cambiamenti climatici, con danni stimati pari ad oltre 3 miliardi di euro sul settore agricolo. E continuiamo a parlare di maltempo. Da qualche ora temperature basse e qualche fiocco di neve su Puglia e Basilicata. La situazione resterà tale fino a venerdì. Queste le previsioni nel dettaglio, ascoltiamole. Sono arrivate le temperature basse nella giornata del 5 di febbraio. In realtà anche nella serata del 4 di febbraio non c'erano temperature troppo, insomma, confortevoli. Per quanti giorni ancora dovremo sopportare queste temperature così basse? E quali saranno i gradi, insomma, che caratterizzeranno queste giornate? Siamo interessati da aria continentale, in parte artica, in parte dalla Russia, che ci interesserà almeno fino a tutta la giornata di venerdì. Avremo temperature sotto zero, non solo nelle località appenniniche e collinari, ma anche nelle zone di bassa collina. Fiocchi anche sulle zone di pianura, viste le basse temperature pugliesi. Una situazione, diciamo, il vero episodio invernale di questa stagione. Avremo freddo intenso con temperature sotto zero anche a Matera, oltre che nelle località appenniniche, diversi gradi sotto zero nel Potentino centro-settentrionale, nel Foggiano anche temperature sotto zero. Una situazione che durerà almeno fino a venerdì, con però poche nevicate, più che altro dovute all'effetto, diciamo, dell'ase, un effetto delle nubi che si infrangono sull'Adriatico e creano un po' di umidità appunto sulle zone costiere di Puglia, Abruzzo e Molise. Forse tra mercoledì e giovedì avremo un rinforzo dei fenomeni. È prevista la formazione di un'area depressionaria sulla Sicilia con forti nevicate su Sicilia e Calabria che potrebbero interessare anche la Basilicata, probabilmente tra mercoledì sera e giovedì. Il freddo intenso fino a venerdì, sabato, poi le temperature dovrebbero lentamente ma gradualmente tornare ad aumentare. Si tornerà in una visione dell'inverno un po' più clemente. Si cambia decisamente argomento. Le regole sul dimensionamento scolastico volute dal governo nazionale in cantiere preoccupano l'assessore alla formazione e lavoro della Regione Basilicata, Alessandro Galella, che lancia una sua proposta alternativa appellandosi ai parlamentari. Qual è il numero adesso che il governo ha stabilito per tenere in vita un istituto scolastico? Il numero non è ancora stato stabilito, è iniziato un lavoro che ha come proposta addirittura 500-600 iscritti. La mia proposta è che le regioni sotto i 700.000 abitanti, che in Italia sono solo la Basilicata, il Molise e la Valle d'Aosta, proprio in conseguenza di quella che viene, diciamo, perseguita come l'autonomia delle regioni, debbono avere norme e regole diverse dal resto d'Italia. Quindi nel nostro caso il numero di alunni necessari a tenere in vita un istituto deve essere, a mio parere, anche di 300.
100 alunni. Così l'assessore regionale alla formazione e lavoro della Regione Basilicata, Alessandro Galella, sui criteri in cantiere per il dimensionamento scolastico contenuti nell'ultima legge di bilancio statale. Un'idea malsana, dice Galella, perché, fa intendere, al risparmio dei costi auspicati farebbe seguito una formazione non adeguata a quella che gli studenti devono e meritano di avere. In Basilicata è importante avere scuole vicine anche ai paesi più piccoli, dice, perché raggiungere altre località è molto complicato, data la particolare orografia del territorio e la superficie estesa della regione. Ma cosa rischia la Basilicata in termini numerici se i criteri di questo dimensionamento scolastico venissero applicati a tutta la nazione senza la particolare attenzione per i territori con una bassa densità abitativa? Rischierebbero circa una ventina di istituti tra la provincia di Matera e la provincia di Potenza che dovrebbero insomma cessare la loro autonomia ed essere accorpati con altri istituti, in molti casi di altre comunità e di altri paesi. Quindi dobbiamo assolutamente scongiurare questo pericolo e in collaborazione con tutti i parlamentari eletti in Basilicata sono certo che ci riusciremo. Monito del parroco della cattedrale di Foggia, Don Daniele D'Ecclesia, ai giovani della città: fate qualcosa di buono per gli altri per vivere davvero il presente. Il monito arriva alla vigilia del vertice per l'ordine pubblico e la sicurezza con il ministro degli interni Piantedosi, convocato dalla prefettura del capoluogo Dauno. Sentiamo. Don Daniele D'Ecclesia, parroco della cattedrale di Foggia, lancia un vero e proprio monito ai giovani del capoluogo Dauno. Oggi, invece di pensare ho questo problema, ho quest'altra situazione, ah ma quello fa così, quindi andrà meglio lui che non io, invece devo pensare, ma oggi cosa posso fare di buono? Cosa posso fare di buono per gli altri? Il monito arriva alla vigilia del nuovo vertice in prefettura sull'ordine pubblico a Foggia. La città vive di ferite, di invidia sull'impegno altrui e sull'ansia del confronto con altre città, dice Don Daniele. Prendiamo a prestito un miraggio di perfezione per denigrare tutto. Siamo malati di perfezionismo. Siccome però questo non succede, allora poi ci ubriachiamo, ci andiamo a drogare, ecco quindi la grande corruzione che c'è in questa città. Tutto questo non serve, stiamo perdendo tempo. Il senso per i giovani foggiani allora può nascere dal sostituire nel presente la ricerca del divertimento fine a se stesso per l'impegno a favore degli altri. Basta essere se stessi, ci affidiamo, io certo sono sacerdote, ci affidiamo al buon Dio, prendiamo la vita sul serio, viviamo invece un giorno alla volta e diciamo oggi che cosa posso fare di buono. E ancora avanti, la ASL di Foggia ha celebrato la giornata mondiale contro il cancro con la sesta edizione della camminata non competitiva. Hanno sfidato il maltempo e le basse temperature i corridori amatoriali che hanno preso parte alla sesta edizione della camminata non competitiva organizzata dall'ASL di Foggia in occasione della giornata mondiale contro il cancro, che si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e migliorare la conoscenza sulla malattia da parte di tutti. Tema di quest'anno, contro il cancro, la prevenzione per sempre. Partiti da Piazza Giordano, i corridori hanno attraversato il centro storico di Foggia e le vie principali sino a raggiungere Parco Città. Una domenica all'insegna del sano movimento e della compagnia, con l'obiettivo di promuovere i corretti stili di vita che sono alla base della prevenzione del cancro e aumentare allo stesso tempo il senso di appartenenza alla comunità, sottolineano i promotori dell'ASL foggiana. La camminata è stata organizzata in collaborazione con la SD Runners Parco San Felice di Foggia, Correre Donna. Al centro dell'iniziativa per il secondo anno consecutivo è stato affrontato anche il tema dell'equità, Close the Care Gap, colmare il divario della cura per ridurre le disuguaglianze esistenti nell'accesso ai servizi oncologici di qualità in tutto il mondo. Le iniziative per celebrare questa importante giornata si sono svolte anche a Bari sabato 4 febbraio, con un incontro sul programma regionale di screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina organizzato dall'ASL di Bari. Mentre sempre nella giornata di domenica, a Piazza Sant'Oronzo a Lecce, l'ASL di riferimento con un camper ambulatorio medico mobile ha fornito informazioni sui programmi aziendali di screening e sui centri di orientamento oncologici. Al via quest'oggi, nonostante le basse temperature, la 64esima edizione del Carnevale di Montescaglioso, un atteso ritorno dopo i 2 anni di pandemia.
Per le 18 ci sarà la sfilata delle maschere demoantropologiche, quindi del cosiddetto carnevalone, non solo di Montescaglioso ma anche degli altri 7 comuni che fanno parte della rete dei carnevali di Basilicata. Poi subito dopo, a seguire verso le 20, ci sarà la presentazione di carri allegorici che sfileranno nelle 3 giornate che tutti poi conosciamo, 12, 19 e 21 appunto febbraio. Parte così la 64esima edizione del Carnevale di Montescaglioso, in programma oltre che nella giornata del 5 anche nelle date 12, 19, 20 e 21 di febbraio. La serata del 5 si concluderà con lo spettacolo del comico barese Uccio De Santis. La manifestazione torna dopo un biennio condizionato dalla pandemia da Covid-19. Nel programma ricompare in particolare il concorso per il miglior carro trionfale e quello per premiare il travestimento per le maschere più belle indossate da grandi e piccini. Le scelte sono affidate ad una commissione composta da esperti del settore. Abbiamo ripreso chiaramente il concorso che c'era prima per premiare i migliori, ci sarà anche un concorso per le maschere non soltanto di Montescaglioso ma anche per le maschere che vengono da oltre la nostra città. Siamo entrati nei carnevali storici, nei 50 carnevali storici del MIBACT, e questo ci riempie ancora di orgoglio, ed è un carnevale in crescita. Da pochi giorni l'amministrazione comunale di Montescaglioso ha lanciato la sua sfida per diventare capitale italiana della cultura per il 2024. Il carnevale sarà uno degli elementi importanti di questa proposta che noi intendiamo fare per partecipare a questo bando, e questo dà la dimensione di questa iniziativa che oramai è tra le più importanti, se non la più importante, di Basilicata. Tra gli altri ospiti che allieteranno le serate montesi, il DJ set dello Zoo di 105 e il DJ set di Giorgio Prezioso. Bene, è tutto per il momento, grazie per essere stati con noi. Linea alla regia.